Allora Fabrizio, una partita splendida da parte di tutti, soprattutto da parte tua che indipendentemente dal tuo primo gol in azzurro hai disputato una prova eccelsa. Sì, io sono molto contento per il mio primo gol, però la prova è da sottolineare, la prova di tutti, una prova di grande sacrificio e carattere, di corsa come stiamo facendo nelle ultime partite e i frutti insomma si vedono. Ecco, tu arrivi da un campionato vinto, quando vinci trovi consapevolezza, autostima sempre di più, dopo tre vittorie adesso è un Novara mentalmente come rispetto a un mese fa? Ma è lo stesso, io penso che sia sempre lo stesso Novara, dobbiamo continuare ad avere questa mentalità operaia che è quella che ci può portare lontano e non dobbiamo stare a pensare a queste tre vittorie, sono diciamo fieno in cascina, però dobbiamo ributtarci già da domattina nella partita contro il Pescara che sarà altrettanto importante. Fabrizio, la dedica, sei corso alla telecamera, noi eravamo alla radio. L'abbiamo sentito, perché è? Ma mi hanno detto, quando mi hanno fatto l'intervista subito dopo la partita, mi hanno detto che non si è sentita nemmeno bene in televisione, comunque era per la mia fidanzata che era più di un anno dall'ultimo gol che avevo fatto, che gli avevo promesso che il prossimo gliel'avrei dedicato e finalmente ce l'ho fatta. I tuoi gol vogliono dire promozione, qui noi ci stiamo abituando alla rimonta, con i due punti che dobbiamo far finta di non avere saremo tre punti della vetta, è un Novara che vale quelle posizioni lì? No, io penso che soprattutto nelle prime partite abbiamo lasciato per strada dei punti che forse avremmo meritato, ora magari ci stiamo riprendendo quei punti lì, però diciamo che è presto per guardarla la classifica, come ho detto prima è solamente fieno in cascina, che poi questi punti torneranno sicuramente utili in momenti meno buoni. La tua sensazione rispetto al campionato dell'anno scorso, dove hai visto questa cavalcata fantastica, senti che questo potenziale può dare delle soddisfazioni del Novara? Con la mentalità che stiamo mettendo in campo nelle ultime partite ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Grande intesa con Trost, siete molto bravi nel gioco aereo, questo aiuta anche da Costa nelle uscite, grande sicurezza nel reparto, non so se l'ha già detto Francesco, 300 minuti di imbattibilità non arriva per caso. No, siamo contenti, da difensori è sempre bello tenere la porta inviolata, con Meg mi trovo molto bene, ma come mi sono trovato bene con Vicari e con Charlie alla prima partita con il Latina, chi gioca gioca, l'importante, sappiamo quello che dobbiamo fare perché il mister prepara molto bene la fase difensiva. Hai fatto una idea? No, vuoi chiudere che la mia è... No, l'imbattibilità è cominciata quando col cambio di modulo che vede Viola Casarini davanti alla difesa. Quanto sono importanti per voi due giocatori che sanno così interdire ma anche costruire per la squadra, anche per la vostra tranquillità? Il cambio di modulo magari è stata un'intuizione del mister, però io sono convinto che 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, insomma l'importante è che chi va in campo sa quello che deve fare e ci tengo veramente a ribadire il concetto della mentalità perché è quella che ti fa fare il salto di qualità.